Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con Arazzo? Ho promosso questo workshop insieme all'associazione Contro Pedale e a Francesco Marella. Abbiamo invitato, oltre a Sigla Lab che ci ha diciamo, accompagnato nella creazione di prodotti, che ci sta accompagnando tuttora, abbiamo invitato Giada Evandri della Società Esterni di Milano, che si occupa dello spazio pubblico, di design dello spazio pubblico, anche Cosimo Chiffi, che è un altro, che è un economista dei trasporti per un'azienda che si chiama TRT, fanno molta ricerca. E quello che notavamo prima è che entrambi, sia Cosimo Chiffi, che ci ha fatto una lezione sulle piste ciclabili pop-up, cioè quelle che si possono montare e smontare, sia Giada adesso, dicevano che si deve sperimentare, si deve partire da piccole azioni per vedere come reagisce la piazza, come reagisce la strada, come gli automobilisti vedono una nuova struttura fatta con piccole cose. Abbiamo di là un tappeto rosso che non vediamo l'ora di stenderlo per vedere come si fa una pista ciclabile pop-up davvero. Infatti il titolo che abbiamo dato ai due cicli di laboratorio è Make It Happen, cioè fai che succeda, appunto perché ci vogliamo mettere in quell'ottica anche dei makers, degli attivisti che adesso stanno creando molte cose anche in tutte le parti del mondo, che partono dalla filosofia, non stiamocela a raccontare, proviamo a farlo, e con la sperimentazione, con l'azione verifichiamo prima se stiamo dicendo le cose corrette e poi proviamo a vedere se funzionano, migliorandole nel tempo e anche dimostrando agli altri che le cose si possono fare, che semplicemente è iniziarle e poi da lì basta dare la prima scintilla e succedono i miracoli. Questo è un workshop per imparare che il concetto basico dell'elettronica è particolarmente questo LED, che è un LED digitale, e l'Arduino, che è il controllatore del LED. Allora, oggi abbiamo fatto la connessione tra le LED e abbiamo imparato a come si programma l'Arduino con la computadora e il portatile. Natalia adesso ci spiegherà invece il secondo prototipo su cui stanno lavorando in questi giorni nel primo modulo del laboratorio. Sì. Bueno, pues este prototipo del casco di un ciclista. In realtà si tratta di un elemento più plastico e, per quanto riguarda il laboratorio che cerca di produrre questo tipo di elementi, si lavora molto sulla creatività e l'immaginazione. La prima fase del laboratorio ha visto i partecipanti fare dei bozzetti di disegno, immaginando il disegno che volevano creare sul proprio casco, quindi personalizzando il casco della propria bici. Questi sono stati mostrati alcuni dei bozzetti dei disegni fatti dai partecipanti. L'altra fase consisteva nel realizzare la struttura, l'ossatura del disegno, utilizzando del filo metallico da porre sul casco, intorno al quale passa un altro filo fatto di LED luminosi che viene collegato ad una specie di telecomando, in modo tale da diciamo, attivare il comando e illuminare tutto il casco. In realtà il prototipo non è completo perché si aggiunge sulle parti laterali delle ali per completare il disegno e la personalizzazione del casco. Giada è dell'impresa culturale Esterni. Voi, diciamo, nella vostra descrizione avete inserito un particolare che mi ha molto colpito. Siete degli esperti in cardiologia urbana. Di che cosa vi occupate precisamente? Sì, cardiologia urbana in realtà è una delle definizioni emerse nel corso del nostro cammino, perché come sempre è molto difficile descriversi. Quindi strada facendo abbiamo trovato qualcuno che ha pensato a noi come dei cardiologi urbani, perché lavorare negli spazi pubblici in realtà ti mette a diretto contatto con le energie della città, dei territori dove vai a lavorare, ed è un'occasione incredibile perché non solo vai a lavorare veramente laddove c'è vita, c'è fermento, ma soprattutto va a intercettare il cambiamento, perché è lì che nascono le nuove idee, le nuove connessioni. Quindi cardiologia, perché veramente ti dà questa sensazione di essere al centro di uno spazio molto vivo che altrove appunto non ha queste caratteristiche. Io vedo
forse perché sono ottimista, un approccio sicuramente più maturo alla cultura in senso ampio negli spazi pubblici e anche alle modalità con cui questi investimenti possono essere fatti. Probabilmente 10 anni fa c'erano modelli un po' più rigidi, si guardava soltanto all'estero e non si pensava che queste cose potessero accadere anche in Italia. Invece ci sono tantissimi esperimenti piccoli, grandi, diffusi, locali, e la ricchezza di tutte queste esperienze sicuramente deve essere quella di creare una rete di connessione nel vero senso della parola, cioè reti che facciano girare questo tipo di progetti, questo tipo di esperimenti, le persone, in modo che si abbia sempre più visibilità per questo tipo di attività. Spesso quando si parla di rete in realtà ci sono dei meccanismi non tanto forti, spesso anche opportunistici, perché sono necessari poi per sviluppare dei progetti magari in sede europea. Invece la cosa veramente importante che noi abbiamo riscontrato nella nostra esperienza è che creare una rete con soggetti simili, complementari, che ti possano arricchire ma con cui puoi fare veramente dei pezzi di strada insieme è un elemento per crescere, per fare progetti sempre più grandi. In quest'ottica, per quello che ho potuto vedere io da spettatrice, diciamo, tutti i progetti che sono stati fatti sicuramente in questi anni in Puglia, parlo di Laboratori dal Basso perché poi nello specifico la giornata è un po' dedicata a questo tipo di progetti, va sicuramente in questa direzione, nel senso che raccoglie intorno a sé tantissime piccole esperienze che però tutte insieme possono fare massa critica e dimostrare quindi la validità su scala dell'approccio e del metodo. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con Aragorn?